Gesù, prima della passione, prega per l'unità dei cristiani, perché siano una cosa sola, e così il mondo creda. Ma nella Chiesa ci sono i zizzanieri, quelli che dividono e distruggono le comunità con la lingua. Lo ha ricordato Papa Francesco nella messa del mattino celebrata a Casa Santa Marta, commentando il brano del Vangelo di Giovanni inserito nella liturgia. L'unità delle comunità cristiane, ha spiegato, è testimonianza del fatto che il Padre ha inviato Gesù, ma arrivare all'unità è una delle cose più difficili. Dobbiamo chiedere perdono per una storia di guerre contro i nostri fratelli cristiani, ha aggiunto il Papa. Divisioni anche oggi, e il mondo non crede. C'è divisione tra le chiese e anche le nostre parrocchie, divisioni che cominciano dalle gelosie, dalle invidie, e questo porta a sparlare uno dell'altro. Lo sparlare è così. Sporcare l'altro. Quello che sparla, sporca. Distrugge. Distrugge la fama. Distrugge la vita. E tante volte, senza motivo, contro la verità. Gesù ha pregato per noi, per tutti noi che siamo qui, e per le nostre comunità, per le nostre parrocchie, per le nostre diocesi, che siano uno. Preghiamo il Signore che ci dia la grazia, perché noi è tanta la forza del diavolo, del peccato, che ci spinge a fare la disunione sempre, no? Che ci dia la grazia, che ci dia il dono. E qual è il dono che fa l'unità? Lo Spirito Santo. Che ci dia questo dono che fa l'armonia, perché Lui è l'armonia, la gloria nelle nostre comunità. E ci dia la pace, ma con l'unità. Chiediamo la grazia dell'unità per tutti i cristiani, ma la grande grazia e la piccola grazia di ogni giorno per le nostre comunità, le nostre famiglie, e la grazia di mettere il morso alla lingua.